Francesca Manzini, come stai? Ciao! Francesca, c'è una connessione veramente scarsissima, ti volevo fare i complimenti. Ti vediamo immobile? Come Ciro? No. Sì, lo fa per farsi dare più applausi, hai ragione. Bravo, tu sei la seruta. Francesca, non ti riusciamo a sentire. Ah, rilento così. No. Aspetta. Come possiamo fare per collegarci meglio? Adesso? Ecco, fuori al balcone viene meglio. Stai pure raffreddata, non prendere freddo però. Non mi fare preoccupare. Tu ci senti? No, no. Io adesso abbasso la camera e voglio un'ora, tipo così. Aspetta, eh. Attenzione, si abbassa la camera, attenzione. Oh! Ma che stai, in pigiama? Come stai, in camicia da notte? E chi sta? Mi sa dell'influenza. È influenzata, ragazzi. Facciamo un applauso a Francesca che, nonostante ieri non era in condizione assolutamente neanche di parlare, oggi ci sta con noi. Francesca, senti, io sono molto contento di essere qui con te oggi, volevo calibrare un attimo adesso il tema su delle tematiche che hanno particolarmente a cuore i ragazzi, ma soprattutto le ragazze in questi giorni. Ci hanno parlato molto spesso di esperienze difficili, di condizioni anche complicate di rapporti sentimentali. Francesca, nel suo libro Stay Manza, ha raccontato quelle che sono le sue esperienze davvero molto importanti, che hanno fatto molto discutere, sono diventati anche dei punti di partenza per delle riflessioni importanti. Senti, come si fa a distinguere un amore sano da un amore invece che non lo è, uno di quelli malati? Cosa possiamo dire agli studenti e alle studentesse? Dal momento che vi lascia lo spazio, il rispetto, la libertà, che non è, come diceva Alex Belli, a fare le orge, lasciatemelo dire, perché è stato un pessimo messaggio quello. Sì. Dal momento che c'è la fiducia e il rispetto, è semplice, semplice, non tantissimo, perché magari quando hai paura ad amare, perché hai vissuto tante esperienze negative che partono dai tuoi genitori, come esempi che non sono stati esempi, puoi cadere nel predominare, nell'essere violento, nell'essere anche psicologicamente violento. Invece nel momento che hai accettazione, rispetto, discernimento e amore, soprattutto per te stessa, automaticamente potrai avvicinare chi vuoi. È giusto, non bisogna aggrapparsi magari a delle storie che possono soltanto farci del male, bisogna avere la forza e il coraggio effettivamente. No, dove si trova la forza? Esatto, solo per essere accettati, è come la droga, no? Dai, vabbè, allora se mi drogo pure io con voi sono amica vostra. No, io ho una mia identità, ho la mia integrità morale, spirituale, quindi vado avanti dritta per la mia strada, non ho bisogno di cadere. Non è quello l'amore, quella è l'amicizia. Tu nel tuo libro racconti di esperienze veramente difficili. Come si affrontano e come si superano poi questi momenti difficili in una vita di coppia dove succede questo problema? Quale dei tanti? Ce l'ho avuto mica. Vabbè, diciamo così in generale, dai, storie di... Non voglio fare riferimenti specifici. Tanta forza. Di certo non ho avuto degli uomini accanto, ma perché non ero io una donna altrettanto? Non mi amavo, non sapevo cosa fosse investire in un progetto a due, perché devo ancora formare il mio di progetto, quindi deboli erano gli altri. Quando si chiama la sindrome dell'elefante, cioè come dicevi prima, tendere a ingigantire le cose, no? Nella vita, che ti provocano soltanto che paura, paura e paura, e veramente non ci ferma più nessuno dal momento che siamo sereni e tranquilli con. Dal momento che siamo consapevoli, la tranquillità, la felicità, tanto mio, equivalgono a consapevolezza. E dal momento che è la consapevolezza, tutto va in trasparenza, tutto va in serenità. Bisogna rispettare i tempi altrui.
quando viviamo, ecco, l'adolescenza, per esempio, a me, io non me la ricordo l'adolescenza, però l'ho vissuta, ovviamente, e l'ho vissuta in un modo troppo adulto, ho bruciato le tappe. Questo non ha fatto altro che farmi cadere tantissime volte, però sono riuscita sempre a rialzarmi e a trovare le persone giuste. Guarda Antonio Ricci. Quando Antonio Ricci si è innamorato di me artisticamente, ovviamente, perché non glielo auguro di avermi come compagno. Quando Antonio si innamorò di me, io stavo affrontando il mio primo tumore alla cervice del collo dell'utero. E questo mi fu comunicato mentre stavo registrando un'altra trasmissione, pensa, per telefono. E tu dici, come fai a uscire dai problemi? Giorno per giorno. Giorno per giorno vivi aspetti che vanno via, quindi purtroppo bisogna rispettare anche i tempi di Dio, per chi crede ovviamente massimo rispetto anche per le altre culture religiose. E quindi l'occasione, vedi, cadere in quel caso, perché ero a pezzi, non avevo mai avuto nella mia vita un dolore del genere. Eppure è arrivato Antonio che si è innamorato di me e mi ha detto, vieni a fare Mara Venier. Bene, dissi poi. Posso tornare a Roma con un tapiro perché poi chi ritorna qua? E dopo invece è successo quello che sai. Quindi ecco, mi fa sempre ridere perché in ogni mia tragedia c'è sempre stato un evento che l'ha travolta nel sorriso. E questa è una cosa bella, questo è l'augurio che possiamo fare veramente a tutti. Senti, non ti rubiamo tanto tempo, però c'è un altro aspetto che sembra molto importante. Tu hai accennato adesso al fatto di volersi bene. Volersi bene è veramente un'arte che molto spesso viene sottovalutata, come del resto anche tutti i disturbi alimentari, che sono delle vere e proprie malattie silenti che vengono quasi ignorate, vengono considerate come delle cose di cui non parlare, alle quali non dare la giusta attenzione, magari non rivolgersi neanche a degli esperti o dei professionisti. Disturbi alimentari fanno danni enormi, tu ci sei passata, la tua testimonianza è sicuramente può essere d'aiuto per tanti ragazzi che faticano stesso ad ammettere di avere un problema. Io ho fatto negazione per anni, ma non perché sottovalutavo la mia malattia, le prime malattie o altro. Semplicemente non venivo riconosciuta nemmeno come una malata, perché non lo era considerata una malattia, era un disturbo alimentare, ma non è da poco mai, non bisogna mai sottovalutare i disturbi di qualunque genere, ma alimentare, ma anche psicologico. Quando dice la depressione, sì, la depressione no, la depressione arriva, non te ne accorgi, hai costanti momenti di fragilità che piangi per niente, secondo gli altri piangi per niente, ma c'è una grande ragione dietro. E così come nei disturbi alimentari. Io li ho combattuti e sto finendo di combatterli con una nutrizionista fantastica, perché io ho fatto anche lì delle tappe, accettazione, consapevolezza. Tecnica, perché ci vuole anche la tecnica di sapere come muoversi nell'alimentazione, nel disturbo, in questo caso che mi ha toccato nell'alimentazione, e poi andare da soli. Questa è la cura, questo è volersi bene. Certo. Smetterla, soprattutto dire basta, soprattutto dire basta al pensiero. Lo so che può essere, scusate il termine, una stronzata, ma un pensiero è forte. Perché i pensieri quelli ingigantiamo e il pensiero genera paura, genera limite e genera soprattutto un fermo. E a noi non ci deve fermare nessuno e non dobbiamo autolimitarci. E te lo dice una che non ha creduto in se stessa per tanti anni, te lo dice una che si è fermata tanto, te lo dice una che si è limitata tanto. Adesso non mi limita più niente perché ho imparato a stare bene con me. Mi sembra giusto. Mi piace, Francesca, che ogni tanto parli in dialetto napoletano, ma qua sono l'unico campano, qua sono tutti milanesi più o meno, no? Sì, tutti più o Allora, meno. beh, smettiamola con le menate. Senti, Francesca, noi ti lasciamo. Volevo soltanto però fare un piccolo cenno su un altro tema che è molto caro agli studenti. Molto spesso si parla di fallimenti, traumi che l'università, comunque, come tutte le cose della vita, riservano a ognuno di noi. Come si riesce a superare quella maledetta sensazione di sentirsi falliti, secondo te? Quella situazione di non essere adeguati, di non essere
omologati a quello standard che tutti ritengono indispensabile per essere poi apprezzati. Ascoltare solo se stessi. Io ti voglio fare un esempio, dico io, ma è un io che voglio che stia in tutti quei ragazzi là. Cioè vorrei che, io vorrei essere un esempio per voi, come lo scheletro, no? L'anatomia, sto lì. Un prototipo. Allora, è un prototipo. Quando io facevo le imitazioni davanti al muro di camera mia, io parlavo, imitavo, cantavo, ballavo come una deficiente. Davanti a casa mia, il muro di camera mia, ero solo io il muro, basta, un autista, ok? In fondo era una piccola forma di autismo, perché io non avevo amici, non avevo niente. Dice, ammazza quanto è sfigata sta Manzini. No, cioè anche la vita poi evolve. Però, vi dico sempre in principio, mio padre diceva, questa deve essere curata perché non sta bene. Parla davanti a muro, non sta bene. Mia madre che crede a me, ma non più di tanto. E poi, amici dicevano, questa è pazza. Altra gente diceva, va a fare la pizzicarola, va a fare la cameriera, non lo sai fare, non lo potrai mai fare. Oggi sono qui a raccontarti che lo posso fare. E se sono qui anche per testimoniare, vuol dire che qualcosa valgo anch'io. E non è la Garnier attenzione di Valeria Mazza. Quindi a qualcosa servo. Il fallimento non esiste. Il fallimento, qualora fosse fallimento, non è altro che un grado in più verso il successo, di qualunque forma. Siamo d'accordo. No. Siamo d'accordo su questo. Fallimento, qualora dovessero dirvi sei una fallita, sei un fallito, grazie, ringraziateli, perché tutta la sofferenza la puoi sfogare in due modi, purtroppo, dico anche purtroppo perché. Il primo, o diventi un artista o una cosa speciale nella vita, o la seconda, purtroppo la violenza, il fallimento, la cattiveria, l'invidia e l'aggressività altrui può portarti purtroppo non altro che ulteriore sofferenza, non vedere la luce e quindi cadere in una violenza. Quindi o puoi essere artista di te stesso o puoi essere una persona violenta. E si spera sempre la prima dei casi. Certo. Create. La mia psicoterapeuta, che ci vado ancora adesso, voi direte e ce n'è bisogno, ciccia. La mia psicoterapeuta mi dice sempre, crea. Quando hai un momento giù, quando sei in un problema annoso o costante, tu non dare ascolto a quel pensiero e crea. Io voglio dire un'ultimissima cosa. Ho fatto Striscia quest'anno, tu mi hai vista, Luca, no? Certo, siamo stati insieme parecchie volte. Benissimo. È una cosa che non sa nessuno, la sto dicendo adesso. Fino al giorno prima, io ero senza una lira sul conto, con la casa che non sapevo se me la davano, con una madre sulle spalle e con un uomo, per carità, qui che amo, che conosci bene, Marco, sì. Che ovviamente l'amore a volte non basta, devi anche farcela da sola. Questa è un'altra grandissima forma di insegnamento che ti dà l'amore, a far sì che tu sia la guida di te stessa e non che tu debba pendere o dipendere da un'altra persona. Quindi per farti capire che ho creato, nel momento in cui io non sapevo niente da nessuno, per quanto riguardasse la mia situazione, quindi non sentivo notizie da chi le dovevo ricevere per andare avanti, io ho detto, sai che c'è? Io ho la mia occasione, ho Striscia, devo dare tutto a me stessa, perché una volta che io mi mostrerò brillante, automaticamente arriverà più lavoro. Brava, darsi da fare è sicuramente qualcosa per essere premiati. Francesca, non so se c'è qualcuno che vuole farti qualche domandina, c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, forse siamo anche un po' fuori tempo. Va bene, ok, non c'è. Senti, volevo dirti però un saluto di Mara Venier che ci dice non ci ferma nessuno, cioè per favore, questo me lo devi fare, questo regalo. Ce devono abbattere a tutti quanti di mortacci loro. Francesca Manzini, grazie, rivestiti presto. Ciao. E grazie per essere stata con noi.